Oggi questa sconfitta ci fa male perché abbiamo giocato bene, è la prima volta che nel secondo tempo non crolliamo perché le altre partite sono state sempre il primo tempo, abbiamo giocato sempre bene, anche con le prime in classifica e nel secondo tempo diciamo, sempre crollavamo. Oggi abbiamo giocato veramente bene, però è una sconfitta che ci fa male e niente, e speriamo alla prossima. Quindi bisogna lavorarci su, anche se la compagine è composta da giovani. Ecco, si è visto che atleticamente giocano bene, ma è questione di schemi ancora? No, è il fatto che noi siamo una squadra giovane e con qualche innesto di esperienza, però diciamo sempre esperienza che viene da altre categorie, purtroppo. Ci vorrebbe un uomo di sfondamento, un qualcosa che si potrebbe ovviare adesso che c'è la campagna? Sì. Noi diciamo a dicembre vedremo cosa fare, se prendere qualche altra diciamo, persona che ci dà una mano. Allora mister, condividiamo il suo stato d'animo, ecco, è inutile ripetere il fatto di una sconfitta in casa, diceva appunto il presidente. Come ha visto la squadra? Io ho assistito al secondo tempo e mi è parsa abbastanza lodevole. Ma sicuramente sì, stiamo migliorando di partita in partita, quindi penso di sicuramente meritavamo il pareggio perché l'abbiamo giocata fino alla fine. E noi veniamo considerati come squadra cuscinetto, però non lo siamo perché è vero che nelle altre partite abbiamo perso sempre nel secondo tempo, ma questa partita l'abbiamo giocata bene, sicuramente miglioreremo ancora e quindi ci sono tutti i presupposti per tirarci fuori di questa situazione precaria. Quindi senza dubbio ci vorrebbe l'innesto, come si diceva col Presidente, forse di qualcuno più esperienza? Ma sicuramente sì, noi con una punta professionista che sa buttare la palla dentro la porta sicuramente non soffriamo così come stiamo soffrendo. Comunque c'è una società che sicuramente piglierà, sa quello che manca, sa quelle che ci sono e quindi siamo convinti che ci tiriamo su. Allora siamo col mister del Fronti Cabiddu, naturalmente il cognome di origine sarda parla da sé. Allora contenti certo quando si vince specialmente fuori casa, voi siete una squadra che ambisce alle quote alte della classifica, quindi anche in considerazione che oggi c'è uno scontro tra il San Calogero e il Montepaone che non sappiamo ancora il risultato, quindi addirittura potreste anche essere i primi in classifica. Come ha visto la sua squadra oggi? Guarda, sinceramente ancora abbiamo fatto le prime quattro giornate primi in classifica. È vero che se il San Calogero vince risaliamo di nuovo sopra, ma ancora non la guardo la classifica. Cerchiamo di fare più punti possibile, anche perché siamo ancora lontani dalla fine del campionato, quindi è meglio non viverla con questo tipo di assillo. E ho visto una squadra che il primo tempo ha costruito un bel po' di occasioni da rete. Diciamo che siamo soddisfatti della prestazione. Certo, nel secondo tempo c'è stata la reazione del Soverato Davoli, era normalissimo giocando in casa e voi avete tamponato in modo perfetto in pratica. Sì, diciamo che poi c'è stata la reazione del Soverato, te la potevi aspettare, te la dovevi anche aspettare perché è una squadra che cerca di fare punti in tutti i modi, quindi bravi loro anche a metterci in difficoltà. Diciamo che sotto porta noi riusciamo sempre a mancare l'occasione giusta, perché anche il secondo tempo hai avuto l'occasione a tu per tu col portiere però non la butti dentro, però diciamo che in questo dobbiamo migliorare, perché crei però anche il primo tempo un paio di occasioni te le sei divorate, però piano piano va bene anche così.